Siamo con l'avvocato dello studio legale Torriero, Davide Torriero, per parlare di una novità che già, diciamo la verità, era già avvenuta già dal 29 novembre 2021. Mi riferisco al ricorso che ha fatto proprio l'avvocato in merito alla sospensione del lavoro di una persona che non aveva fatto né la dose e né il Green Pass. Già nel 22 novembre c'era stato il primo provvedimento a favore del reinserimento della stessa. E poi c'è la novità di ieri. Ce le può raccontare e può spiegare ai nostri lettori, ascoltatori cosa è successo? Ah sì, buongiorno direttore, grazie dell'ospitalità. È successo che c'è stato un provvedimento in udita altra parte che è stato emanato successivamente alla presentazione e al deposito di un ricorso d'urgenza che ha ricollocato una sanitaria presso l'azienda Roma ASL 6, una sanitaria che si era rifiutata di sottoporsi al vaccino. Nel frattempo è intervenuto questo decreto legge 172 del 2021 che ha esteso l'obbligo a tutti i dipendenti delle aziende sanitarie, quindi sia quelli che lavorano in ambito sanitario che gli amministrativi, e si è costituita la ASL, diciamo, in maniera corposa. E nonostante questo, il giudice del lavoro ha confermato il precedente provvedimento e ha anche superato per il caso in questione il decreto legge 172 del 2021. Quindi la prima volta che c'è una giurisprudenza costituzionalmente orientata e che in qualche modo supera quelle che sono le direttive, le imposizioni del decreto legge attualmente in vigore. Ecco, quali effetti può produrre questo provvedimento e questa nuova disposizione del, ricordiamo, del Tribunale di Velletri, che è innovativa, come giustamente Ma no, detto? gli effetti, diciamo, nel nostro ordinamento non esiste il precedente giuridico, quindi non possiamo fare affidamento sul precedente, però il prossimo giudice che si troverà ad affrontare una questione analoga o simile dovrà quantomeno porre in atto una riflessione anche basata su dei principi costituzionalmente tutelati che vengono richiamati nell'ordinanza emanata. E quindi, secondo il giudice di Velletri, è prioritario la tutela del lavoro? È prioritario il diritto al lavoro, i diritti che tutelano la persona in quanto tale, piuttosto che un decreto legge che pone quantomeno dei dubbi di legittimità costituzionale. Se quello precedente, sollevava dei dubbi, questo ne aggiunge degli altri. È perché da più parti i costituzionalisti hanno detto che ci sono degli elementi di incostituzionalità, ma quando si esprimerà, ecco quello che si chiedono i lettori, quello che si chiede il popolo italiano, quando si esprimerà la Corte Costituzionale nel merito sia del Super Green Pass sia del Green Pass, anche secondo le evidenze di virologi che non tutela sostanzialmente le persone. Certo, adesso dal punto di vista medico non mi posso esprimere, però dal punto di vista logico e quello giuridico le posso dire che la Corte Costituzionale si esprimerà quando un giudice rileverà la questione come legittimamente fondata. L'ordinanza che abbiamo ottenuto come studio ha l'eccezionalità perché il giudice si è pronunciato indipendentemente da una dimissione costituzionale, cioè il giudice stesso che ha sancito che la dipendente deve continuare a lavorare nonostante l'entrata in vigore del decreto legge nuovo del Super Green Pass e l'ASL deve rifondere le spese agli avvocati Torriero. Ho
Ecco, che cosa consiglierebbe alle persone che hanno subito la sospensione dell'impiego presso il luogo di lavoro perché e senza stipendio, quindi anche questa è una situazione emergenziale, perché non hanno fatto il vaccino e perché non era dotato del Green Pass? Se è giusto fare il tampone per verificare lo status di salute, è altrettanto giusto lavorare e poter permettere a una famiglia di andare avanti. Io consiglio di tutelare le proprie ragioni a livello giuridico e trovare qualcuno che se ne prenda cura singolarmente, quindi non andare a finire in quei ricorsi collettivi perché ognuno ha una propria storia e quindi deve essere tutelato singolarmente, individualmente. Per cui, stante alla decisione di ieri, è confermata che l'infermiera riprenderà il posto di lavoro e avrà lo stipendio. Sì, avrà lo stipendio, continuerà a lavorare e, come hanno detto alcuni commentatori di sentenza, l'ASL non rimane che pagare le spese di giudizio. Anche se non è vaccinata, dovrà fare il Anche se non è tampone. vaccinato, esatto, dovrà fare il tampone, comunque sia non è in condizioni di generare alcun tipo di pericolo in merito alla diffusione del virus. Si tratta di un primo provvedimento già dal 22 novembre 2021. Il ricorso che ha fatto lei ha avuto un riconoscimento che era fondato già, lo ripeto, dal 22 novembre 2021. Esatto, Aveva qui fatto. l'eccezionalità è che è intervenuto questo nuovo provvedimento successivamente all'emanazione del decreto e con la costituzione della controparte. Allora, si può anche dire che chi non è vaccinato e fa ricorso potrebbe avere gli stessi effetti che ha ottenuto lei? Posso dire, la giurisprudenza diciamo per ora ha un piccolo lumicino e poi le questioni devono essere viste anche nel rispetto della professionalità di noi avvocati caso per caso, quindi è impossibile, è una ricetta valida per tutti. Però c'è un giudice che è stato orientato sui diritti costituzionali, come ha detto lei, che prevale il diritto al lavoro rispetto a quello della Esatto. salute, rispetto a quello della salute, salvo che non incide, non è pericolo, non è pericoloso, non è. Infatti, scusi, direttore, è proprio questo il punto. Non è che qui è in contrapposizione il diritto al lavoro e il diritto alla salute, perché il diritto alla salute è tutelato anche dai tamponi che la mia assistita comunque si è impegnata a presentare e esibire regolarmente. Quindi si può fare ricorso, sarà visto caso per caso e la cosa importante è che, come ha detto lei, non contrastano due diritti fondamentali, che è quello, il diritto alla Ah, salute e sì. il diritto al lavoro. Non, entrambi sono prevalenti, ma. Entrambi sono prevalenti, entrambi sono tutelati ed è per questo che ove ne manchi uno è compito del diritto rivendicarne il contenuto. Quindi basterà fare il tampone per poter lavorare e poter essere potrà fare ricorso, eventualmente vincere, fare il tampone, ma la tutela del posto di lavoro è importante. Io la ringrazio, avvocato, perché lei ha Grazie, grazie a lei, grazie dato a una tutti quanti. speranza a tanti lavoratori, a tante persone, a tanti italiani che attendevano questa decisione, come giustamente ha detto lei, il giudice è stato costituzionalmente orientato, ha capito, il valore della Costituzione e quando si applica la Costituzione siamo tutti d'accordo. Volevo ringraziare l'avvocato Davide Torriero dello studio, di Avvocato di Roma,
per la sua gentile disponibilità e perché ha concesso questa intervista ad Agenzia Stampa Italia. Grazie e buon lavoro, avvocato. Grazie, grazie, direttore.